La scomparsa di Umberto Eco è una perdita per tutti, perché grazie al successo internazionale e mondiale del Nome della Rosa, la letteratura, la narrativa italiana dagli anni 80-90 è stata in testa al mondo. Io stesso ho usufruito del suo vento favorevole nell'88, quando andai a Francoforte alla fiera del libro dedicata all'Italia, era appena uscito Il pendolo di Foucault. Ci siamo accorti che noi 40 scrittori italiani che eravamo al seguito c'eravamo per il grande evento di successo, per il grande eco, questa parola destinica che lo legava, l'eco che aveva suscitato Umberto Eco ci ha fatto da ombrello per la narrativa italiana, quindi anche il revival del romanzo storico. La grandezza di Eco è essere stato un grande maestro educatore di generazioni che hanno preso da Eco la sua passione intellettuale di ricerca della filosofia, del pensiero degli antichi. Sulla sua scrittura come narratore ho qualche riserva, per me era più scrittore di statuto che di stato, cioè più di ricerca intellettuale che di dono naturale, ma era una grande figura culturale e intellettuale che ci mancherà. Umberto Eco e Ferrara, qualche aneddoto da raccontare? Negli anni 90, mi sembra, la Fondazione della Cassa di Risparmio incaricò Eco di una ricerca su qualche aspetto della cultura ferrarese e, per la rivista Ferrara. E Umberto Eco venne a Ferrara e incontrò la città, mi pare d'estate, nel luglio di uno degli anni 90. E io mi alzai, ero nel pubblico, e gli feci una domanda. Lui allora, dopo, quando si corrisponde, dice: «Ah, ma stai a Ferrara? Non lo sapevo che tu stessi a Ferrara». E mi rispose molto amabilmente. Dopo poi chiacchierammo, uscendo dall'occasione, e capii che aveva letto i miei libri, soprattutto Cercando l'imperatore, e si stabilì un'amabilissima conversazione sui giovani, mi sembra, e sulla difficoltà di portargli i classici, di cui lui era un difensore accanito, perché li riteneva eterni. Lui riteneva che fossero moderni, non classici. Ecco, di lui ricordo una battuta esemplare quella serata, perché qualcuno nella discussione rivelò di non aver letto non so quale suo libro, e lui rispose: «Beh, andrà in paradiso ugualmente».